Mi metto a sedere e anche i giovani sono seduti. Quello che desidero dirvi, che forse mai ho detto, e vorrei chiedere a uno di questi giovani di leggere un brano del Salmo 51, i versetti dal 5 al 10. Ecco, io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'issopo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Fammi udire gioia ed allegrezza, fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Grazie. È stato detto, sono stato formato in iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Quando? Vi darò io l'età. Il 29 novembre del 1906. Senza tanto anni. Dove? A Pozzengo Monferrato, In quella zona c'è molti Barengo, Pozzengo, Dalengo e si è fatto uno studio per sapere l'origine di questi paesi, ma non vi parlo di quello in questo momento. Da chi? Da due coniugi credenti, nella cui casa si tenevano le radunanze, sono nato quindi in famiglia evangelica, iniquità, peccato. Qual è fu la prima cosa che ho imparato nella mia vita? A piangere, a bagnare il letto, a sporcare. Vedete? Non solo, ma quando cominciai a crescere un po', avevo la nonna che era ostetrica, aveva sempre quello soldarello, avevo 4, 5, 6 anni, non ricordo. Ogni tanto andavo a rubare due soldi per comprare le caramelle a questa mia nonna, e questa mia nonna lasciava fare, certamente. Mi piaceva tanto giocare con tutti gli altri ragazzi, come fanno i ragazzi di oggi, ma mi piaceva anche leggere. Avevo una zia, si chiamava Pierina, che poi andò in America, e a 5 anni sapevo già leggere e scrivere. Tant'è che andai alla prima elementare a 5 anni, e così ero un po' più avanti degli altri. Studiavo anche volentieri, mi piaceva leggere e studiare, ma accanto a queste c'era anche le più sbonate di ragazzi, ne racconto qualcuno, è utile anche ricordare queste cose. Le ragazzate, erano i ragazzi. C'era un vicino di casa, c'aveva una bella pergola di moscato di Spagna, si chiamava un bel moscato. Lui diceva: "Ah, a me non me ne prendo del moscato, basta sentir quello". Per avere il piacere prendere il moscato. Là tutti andavano a prendere la frutta dappertutto, lui diceva niente. C'era questa libertà, non so se ancora adesso così, lo sai. Dobbiamo andare a prendere un moscato a Giovanotti, che non è Giovanni, e andiamo. E dopo abbiamo mangiato il nostro moscato. Non fanno, me l'hanno fatto domani mattina. Ancora un'altra cosa. Un altro aveva dei cardi, bellissimi cardi. Vedete cosa sono i cardi? Quelli che chiamano i gobbi in Toscana, dei bianchi, là li interrano e poi fanno la bagna cauda. E quello dice: "Ah, neanche a me mi prendono i cardi". 10-12 anni, ah sì, ha detto così, andiamo. C'era la neve, allora siamo tornati con una pala, dai, 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 dai. Siamo tornati a casa, abbiamo fatto la bagna cauda, molto appetitosa, e dai con quel cardo, mangia, ma la mattina dopo. Me l'hanno fatta anche a me, lo so chi sono, ma non l'ho visti. Quindi dubitavano, sapevano. Gli eroi, gli eroi, gli eroi, gli eroi del tempo. E poi nel 1920-1921 arrivarono i nonni, bisnonni di Sergio, con tutti i figli, papà, erano 6 figli, vero? E vennero dall'Argentina, avevano emigrato dall'Argentina, sono tornati a casa e sono arrivati a casa nostra, era una casa molto grande, là. 8-9 stanze, non so, c'era posto. Poi hanno comprato una proprietà alla Cassina d'Abati e dopo un po' di tempo sono andato a abitare nella proprietà, c'era la casa, in quel tempo c'era ancora il proprietario. E allora fece subito amicizia con Daniele, Kid e tutti gli altri, erano 6 ragazzi,
presa fuoco dalla stessa età, e anche là l'abbiamo combinato qualcuno. Non racconto soltanto una. Noi eravamo una stallata di bestiame, 10-12 bestie, e suo bisnonno compra una capra, noi anche abbiamo delle capre, per il latte, dice, ma siamo tanti qui, compriamo una capra. Dopo pranzo, io, Chito, suo nonno, e Daniele, forse, lo zio Daniele, andavamo in questa proprietà a fare qualche cosa, a guardare, si portava questa capra e si portava la merenda dietro, no? E con la merenda c'era sempre un bel bottiglione di vino, ma là c'era tanta frutta, c'era una vigna tanta frutta. E un giorno abbiamo portato questo vino, l'abbiamo bevuto, perché abbiamo mangiato tanta frutta. Cosa facciamo di questo vino? Diamolo alla capra. Chito, il nonno suo, prende la capra per le orecchie, io prendo un bottiglione, due litri, scusate, di vino. E quella capra, bene, gli piaceva, ha bevuto tutto, Con tutto quel vino in corpo cominciò a ballare. E noi a ridere. Vedete quante birbonate si facevano. Ma tutto questo poi finì, vero? E un dato momento, ora in qui, che qualcun altro leggesse Geremia 1:4 a 10. Geremia 1:4 a 10 e 17-18. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e costituito profeta delle nazioni. E io risposi: ahimè, Signore Eterno, io non so parlare, poiché non sono che un fanciullo. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono teco per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca, vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per svegliere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare. Ecco, grazie, sì. Tu dunque cingiti i lombi, levati, e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non ti sgomentare per via di loro, onde io non ti renda sgomento in loro presenza. Ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di rame contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Grazie. Casa nostra era un po' il centro in quel momento, perché si tenevano radunanze, c'era un grande cortile, c'era circa 6.000 metri di terreno vicino a casa, c'era un frutteto, tanta frutta, e i giovani da Piverone, da Vercelli, da tante parti venivano lì. E un bel momento, ecco arrivare dei credenti, dei giovani di Piverone, uno più anziano, con un armonio smontabile e altri. E abbiamo detto: facciamo un viaggio in questi paesi del Monferrato. Quell'armonio smontabile si faceva in 5-6 parti, si caricava sulle spalle, si partiva, armati di trattati, con delle zaini sulle spalle, si metteva sulla spiaggia, sulla piazza, uno suonava, si arrivava a Casorzo, Caliano, Monbercelli, e ci accoglievano i fratelli. E una sera, mentre si faceva questo lavoro, io ero un evangelico, certamente, un fratello mi dice: adesso sera il tramonto, mi dice: sei salvato, Abele. E quella cosa mi toccò profondamente. Credevo nel Signore, conoscevo anche la parola, combattevo sempre a scuola anche di prendere la bandiera. Ma quel fratello che mi disse: sei salvato, allora mi sconvolse. E fu veramente la decisione per il Signore. E qui vorrei ricordare quello che dice il saggio nel libro dell'Ecclesiaste: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, ma sappi, ricordati del tuo creatore nei giorni della tua vita. È qualcosa che toccò profondamente il mio cuore. E vorrei ricordare qui le parole che Paolo scrisse a Timoteo: quindi fanciullo, tu hai conoscenza delle sacre lettere, le quali ti rendono savia salvezza. Mio padre si convertì a 26 anni, si sposò a 30, ed era molto rigoroso. Ricordo di prendere vicino a sé
mi leggeva il libro di Proverbi quando ero un ragazzo, non dare le tue forze alle donne, ricordo questo, ero un piccolo ragazzo, non andare nel mondo. Poi la domenica pomeriggio, dopo la adunanza, eravamo alla adunanza alle 4, mi prendeva per mano, andavamo a vedere tutte le proprietà, i campi, dove c'era il grano, il gran turco, le vigne. Mi portava con sé e parlava del Signore. E allora si andava a vedere questi campi, questi vigni, questi prati, e mi parlava sempre del Signore. Ora, in quel paese, Pozzengo, in quel tempo faceva 1600 abitanti e cominciò anche una certa attività di testimonianza fra di noi giovani. Si parlava con tutti, si testimoniava, c'erano certe lotte. 17 anni ero veramente convertito al Signore e avvenne certe cose che vi racconterò brevemente. Un giorno il parroco scrive una lettera e dice: non so, voi evangelici avete questa posizione perché non conoscete bene la Chiesa Cattolica. Allora abbiamo incontrato questo prete, abbiamo detto: vogliamo incontrarci? E sì, sì. E tutto il paese venne dietro in casa del prete. Il prete voleva farlo entrare e noi abbiamo detto: no, questa gente vuol sapere, fate entrare. E c'è una discussione là in sacrestia che non finiva più. Poi a un dato momento fui invitato di andare in Svizzera a Chardon-sur-Vevey, all'hotel Bellevue. In quel tempo le assemblee svizzere affittavano lì un albergo dove facevano dei corsi biblici e sono andato là per 2 mesi. L'anno successivo invece lo fecero a Glion, l'hotel Montbriand, sur Glion, per 1 mese. Dopo sono tornato a casa dopo questo tempo e venne il momento di sposarmi e così nel 1932 facciamo i grandi passi. Mi sono sposato la prima volta. Nel 1932 sono sposato. Nel 1933 è morta la mia prima moglie, il bambino e mio padre in 15 giorni. Ma dovrei andare un po' indietro, ho saltato una cosa che forse può essere interessante. A 17 anni, 18 anni mi sono ammalato di empiema. Fui portato all'ospedale Evangelico di Torino, ero molto grave. E per levare tutto questo pus hanno dovuto resecare 2 costole, c'è ancora come un segno, e ho uscito parecchi litri di pus. E sono guarito poi. Mentre ero lì, io parlavo, i sei malati erano con me nella stessa stanza. Poi la direttrice, la diaconessa Lidia Pasquet, che dice l'ospedale, mi ha detto: ma senti, perché tu non parli anche di altri? Andavo nelle camere vicino e c'era un risar, che era il presidente del risar di noi. E mi diceva: vieni a parlarmi. Andavo là ogni sera, gli parlavo dell'Evangelo, e ritorno, pregavo con lui e in altre stanze, così. Quindi avevo 18 anni, così. E poi, facciamo dei salti avanti, come ho detto, sono arrivato allo sposalizio. E lì avevamo la nostra attività di agricoltori, il bestiame. E, dato momento, da Torino, sono rimasto io e mia madre, perché la moglie e il figlio sono morti, le sorelle erano sposate. E mio padre morì proprio in 15 giorni, come ho detto. Torniamo a casa, avevamo un servo, là usava dei servi permanenti in casa. E dopo, in questa situazione, dopo qualche tempo da Torino mi scrivono: caro fratello, perché non vai 2 o 3 settimane ad Arezzo? Credo che tu potresti aiutare un'assemblea un po' così. Ma io non pensavo mai di lasciare quella zona. Difatti, quando poi dopo cominci a parlare ad andare lì, ma come, c'è tanto bisogno qui, tu vai giù. Da giù vengono su e tu vai giù. Vorrei dire ancora qualcos'altro. In questo periodo cominciai a visitare parecchie radunanze. Casorto, morì il fratello Buraghi, il fratello vieni te, e c'erano altri fratelli. Asti in quel tempo c'era quasi niente, e altre radunanze andavo. Allora viene questa lettera. Parto in motocicletta, perché avevo la moto, mi fermo a Genova, Firenze, che ero già stato nel passato, e arrivo ad Arezzo per 2 o 3 settimane. E poi dopo, quando ero lì, andavo venivo perché c'era tutta ancora l'agricoltura, il bestiame in Piemonte da curare, una volta al mese, ormai erano 600 chilometri, mi sono fatto. Ma no, fermati qui. C'era poi un conflitto dentro di me, non devo fermarmi. E alla fine ero convinto di fermarmi. Un primo tempo dette a mezzadria la proprietà, un secondo tempo l'affittai
ma non andava bene. E poi ho venduto tutto il bestiame, ho venduto tutta la proprietà per finire, e ci siamo trasferiti completamente e interamente ad Arezzo. E Arezzo cominciò un'attività, si convertì in quel tempo per fratello Arpini, c'era un certo rischio, io un certo modo. Poi facevo dei passi molto lunghi. Nel 1940 sposai la seconda volta Lina, che è qui, e così l'opera andò avanti. Intanto avevo iniziato Arezzo insieme alle visite a Anghiari, Torrita di Siena, San Giovanni Valdarno, anche Perugia. Siamo arrivati dunque nel 1940. Poi cominciò delle altre attività, attività di carattere anche di edizioni, si cominciò a pubblicare le lezioni sulla Bibbia, tutto sgrogo, dalla Genesi all'Apocalisse. Durò 4 anni e fu un lavoro veramente che impegnò. Mandare queste lezioni ogni mese, ricevere, ma si faceva volentieri. Sono ancora belle, sono ancora utili, a me sono ancora utili. Un'altra cosa ho dimenticato. E così cominciò anche questa attività editoriale. Poi dopo ebbe anche il Cristiano, l'associazione per 20 anni. Ero molto pieno di lavoro, cioè, ma lo facevo molto volentieri. Lina mi aiutava in tante cose. Io sono molto distratto, molto nell'amministrazione, le cose. Invece Lina è tutta precisa, tutta... Allora c'era un valido aiuto in questo. E quindi l'opera della Toscana mi interessò molto. Poi dalla Toscana si cominciò ad andare anche a Roma, questo prima della guerra, nel 1937-38 ci si radunava una piccola salenanza, da un ingresso al fratello Bracco, non so se sì, sì, quel piccolo ingressino là. Poi dopo i fratelli testimoniavano, mi invitavano ad andare, e ci fu veramente a 105 un risveglio. E poi dopo si radunò in casa il fratello Grosso Giovanni, avevano alloggio 5 camere, e ogni domenica levavano tutti i mobili per far posto per fare la prima. Poi vi parlerò un po' di Roma, brevemente. Nel 1960, eravamo già a Roma, furono fatte le Olimpiadi. Anche lì abbiamo stampato, con l'aiuto della Gift Mission, milioni di trattati, molte decine di centinaia di migliaia, in parecchie lingue, spagnolo, tedesco, italiano, e fu distribuito in tutte le Olimpiadi. Sono venuti tanti giovani che sono trasferiti a Roma nel 1956. Quando abbiamo aperto la sala, si doveva aprire la sala a Roma, i fratelli mi hanno detto: senti, finora tu vieni da Arezzo, ma aprendo la sala devi trasferirti qui. Hanno insistito, perché noi tutti lavoriamo e devi venire a Roma. E siamo lì dal 1956, 28 anni che siamo a Roma. E grazie al Signore l'opera è stata benedetta, tanti fratelli hanno collaborato, hanno testimoniato, e ora ci sono 3 assemblee a Roma. Ora qualche altro fatto di fuori. A un dato momento c'era un certo Righetti che mi mandava a chiamare dei Nuovi Testamenti continuamente e distribuiva, non lo conoscevo. Dopo una sorella della donanza di Roma, via persino di Vici, allora c'era una via Ernestina. Fratello Piccinelli, dice il fratello Righetti, vuol conoscerti. Venne a Roma, ci siamo conosciuti, e fu un periodo quello, intanto io andavo là, lo visitavo a Fondi, dove adesso c'è mia figlia, in provincia di Latina, a Fondi. Era un tipo di evangelizzatore, era capace di rompere, entrare dappertutto, aveva un modo tutto suo. Un giorno mi telefono: fratello Piccinelli, vieni giù, che Righetti è murato dallo spadato. Murato? Chiuso. Su tutti i giornali viene scritto questo passo. Sì, tutti i giornali italiani. Sì. Allora parto, vado giù, e non voleva aprire nessuno, no? No, non apro! Era nel palazzo baronale, lì c'è anche una storia molto bella, perché c'era la marchesa d'Este, Vittoria d'Este, che era una credente, che aveva sposato un colonna, che era il proprietario di questo palazzo baronale. E lui affittò un appartamento lì, viveva, e c'era una bella sala grande, in questi grandi palazzi, per fare le riunioni. E c'era una questione lì, c'era uno scalone esterno, nel cortile che andava su un grande scalone, dopo c'era appartamenti, c'era una banca lì,
E c'era una questione di non si poteva passare di lì, ma quello di quell'appartamento dove passavano. A un dato momento un giudice dà un ordine di chiudere la porta e perché io non esco. Vanno i muratori, fanno il muro, levano la porta, chiudono dentro e lui rimane là. Dalla parte della casa c'era la finestra, proprio la finestra della sala delle romanze. Tutti i credenti ci portavano da mangiare, come un cestino che era dove la portavano tanti, tante uova, tanta roba, e calava giù il mangiare. Allora mi telefono, come dicevo, vieni, vieni, e vado giù. No, non apro nessuno. Sono il fratello vicino. Ah sì, dove c'era questo scalone così che andava su, e dalla porta si poteva passare. E c'era lì con una scala lunga, a piori, però doveva reggere, perché lo scalino è stretto, la scala di centro. E sono andato su quella finestra, e volle 1000 lire allora. Vabbè, che non mi fido di dire. Dietro c'era tutti i reporter, i giornalisti, dietro di me. No, non mi voglio, non mi voglio! Ma sì, sono entrati su dentro, come avviene in quel caso lì, no? Allora tutti i giornali a fare le fotografie là, hanno parlato tutti i giornali d'Italia di questo fatto. Dopo 7-8 giorni ho smurato, è uscito, venne poi un'altra sentenza, e l'opera a fondi, grazie al Signore, ha avuto i periodi di difficoltà. Davanti che ringraziamo il Signore. Credo che devono finire, vero? Allora, adesso leggiamo l'ultima parte, quello che riguarda, abbiamo fatto dei passi così, che abbiamo una lettera ai Filippesi. Capitolo 5, dal 20 al 27. Secondo la mia viva aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte, poiché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma se continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia, e quel che io debba sofferire non saprei dire. Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, ed ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi, per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede, onde il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo a voi. Soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché o che io venga a vedervi o che sia assente, o da di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Come è nata l'opera a Roma? Quando Paolo venne a Roma c'era già un'assemblea. Vicino alla stazione c'è il Castro Pretorio, che era il Pretorium, dove i romani imprigionavano i prigionieri che portavano in attesa di giudizio, e proprio vicino di fronte a Termine, a destra. E Paolo fu lì, è stato proprio acclarato che fu lì. Quando passo di lì, sento qualche cosa, sempre, è strano. Paolo fu imprigionato là, e quando si passa da là al Castrum, ora Castro Pretorio, e questa è la prima radunanza, ma facciamo un passo molto avanti. Nel 1899-1900 così, cominciò un'opera a Roma di un certo Goglio Ambrogio, molti non conoscono questo. Questo qui si era convertito attraverso la testimonianza di un conte russo. Faceva delle equitazioni, era maestro di equitazione, cadde su una gamba, si convertì. E questi credenti andarono a finire nella chiesa Vatese via 4 novembre, festeggiato il centenario quest'anno. Poi dopo ci fu un'altra testimonianza a Monte Mario, dove c'era il fratello Brigliadori, un esparroco, che si convertì attraverso la testimonianza di una nurse inglese che era protestante ma non convertita, e poi venne a Roma e mi ha raccontato tutta la sua storia, perché è stato povero da tanto tempo, perché è stato povero degli allievi. E dopo c'è un architetto di Torino, Chiesa, Roberto Chiesa, e teneva le riunioni in casa. E poi ci fu il fratello Lenni in piazza Giorno d'Italia, che cominciò un'attività lì. E c'è tanta attività così. Ci fu ancora prima una piccola riunione in via dei Barbieri, ho raccimolato un po' dappertutto per sapere queste cose. E poi, finalmente, prima della guerra, c'è una cosa che devo dire. Poi i fratelli aprirono una sala, quando cominciavo già ad andare, in via Siccardi, vicino a San Giovanni,
in laterale, proprio vicino alla Scala Santa, e fu fatta, è stata aperta 5-6 mesi, e fu fatta libero d'autorità, questo prima della guerra, del fascismo predominante. Poi aveva aperto una sala degli arcopubblicanti, in affitto sempre, e veniva tanta gente. La sera arrivo a Roma, io andavo da Reggio dalla Roma, sento, andavo giù alla sala, sento gridare, sarete Duce, allora dice, c'è un fratello qui perché mi ha faccetta nera, perché era fascista in quel tempo, non nulla di male, eh. Allora si va giù, e c'era 500-600 persone di fronte a questa sala, che ci aspettavano con dei sassi, e io e la signora Laforetti, la francese era con me, c'era tre scalini, c'era due serranti, per da su, una bella sala, indietro da tutti i serranti. Voglio parlare a questa gente, salgo su questi scalini con la signora Laforetti e comincio a arrivare sassati per la parte, dopo c'era un fratello, Tamburrini si chiamava, veniva giù, Michelangelo Tamburrino, ha visto questo, quello chiamava arrivano 8 poliziotti con i manganelli, allora non risparmiavano, non sapevano dove li trattavano. Poi per 2 mesi ogni volta che arrivavo sono andato a reclamare tutte queste cose, era aperta con permesso di passare, arrivavo alla stazione da Reggio, c'era 15-20 carabinieri che l'aspettavano, ma cos'è? Questi carabinieri mi accompagnavano, si mettevano nel cortile del palazzo intorno alla sala lì, e tutta questa gente, e facevano entrare soltanto i credenti, no, la porta, i credenti evangelici e tutto. E poi tutte queste cose, l'altro signore sono finite, ora c'è l'assemblea di Via Prenestina, l'assemblea di Primavalle, l'assemblea di Monte Sacro, pregate e pregate per questo. Io non l'ho detto, per questo vecchio fratello, lo dico io. Il nostro carissimo è formato bene. Il fratello Bere è molto legato ai campi di Poggio Bettino. Legatissimo. Era il primo campo e devo dirvi che lui mi incoraggiò di andare ad Arezzo, io e un altro fratello, andammo ad Arezzo prima di fare i campi. E lui ci incoraggiò moltissimo. E lui proprio il papà del campo, tutti gli anni è venuto qui. Noi lo amiamo con tutto il cuore. E vogliamo dare un piccolo segno al nostro bene, è una piccola cosa, ma esprime proprio tutta la simpatia del 37esimo campo di Poggio Bettini, vero? Sì. E qui c'è scritto ai cari Abele e Lina, ecco, questo segno è ai cari Abele e Lina per la loro fedeltà al servizio del Signore, i campisti del 37esimo campo. Grazie a tutti. Yeah.
state aggiunte altre due strofe. Questa è stata fatta al secondo campo, quest'inno. Poi nel 35esimo è stata aggiunta sempre dalla sorella Olga queste altre due strofe che vi leggo, che adesso leggo. Lunghi anni sono passati, ma la tua fedeltà sempre e ovunque ci ha guardato, nell'immensa tua bontà. Siamo qui, oh buon Signore, grazie a te, con il nostro amore. De, purifica la mente ed aiutici, Signore, a servirti fra la gente con novello zero, ardore finché tu ritornerai e con te ci accoglierai. Amen.